Buongiorno a tutti e a tutte, e ringrazio per questo invito, perché venire in un luogo che si occupa di cura, non solo in questo momento, ma in genere, è molto importante. Penso che la pandemia, come ho scritto su un articolo scientifico, ha funzionato da cartina al tornasole, cioè ha messo in evidenza le cose che in una società funzionano e quelle che non funzionano, e quindi ha messo in evidenza la centralità della cura. Per una politica che in genere è piuttosto disattenta ai problemi della cura, perché viviamo in un periodo di forte neoliberismo, questo evento dovrebbe insegnare a ripensare radicalmente il modo di gestire una comunità. Non so se questo riuscirà, perché da un'indagine che abbiamo compiuto sugli infermieri lombardi, Brescia, Bergamo e Verona, Vicenza, quindi nelle zone vicino all'università dove lavoro io, sembra che un po' già il modo tradizionale di funzionare si sia già reimpadronito, no, delle strutture, purtroppo. C'è stata una sorta di pandemia, io l'ho chiamato una pandemia della compassione, per cui sembrava che tutti fossero attenti, ma in realtà poi le cose vengono meno molto, molto facilmente. Parlare di cura non è stato semplice negli anni scorsi, quando ho cominciato a scrivere, perché la cura è sempre stata considerata, la parola care e non cure, un lavoro di poco valore. Parlo della cura dell'educazione, cura degli anziani, cura dei bambini. E c'è uno studio importante di questa filosofa nordamericana dell'Università del Minnesota, che è Joan Tronto, che dice che le attività di cura sono svolte generalmente dalle donne, e in particolare, ma anche dagli uomini, soprattutto dalle donne dei ceti sociali più svantaggiati in America. E questo perché tutte le attività di cura poi possono essere così scarsamente retribuite. Di fronte a questo argomento, l'obiezione che veniva portata all'inizio, quando ho cominciato a parlare di questo, era: ma l'attività di cura è anche quella del medico? La risposta era: ma il medico è considerato quello che non necessariamente fa care, ma fa cure, perché c'era una visione, come dire, consolidata dentro la medicina. Nell'enciclopedia della bioetica americana riporta, non so se lo riporta ancora, risale a studi degli anni, miei studi degli anni 90, lo scontro fra due grandi teorici della medicina americana: uno che diceva il compito del medico è l'attività clinica, la care la fanno gli assistenti sociali intesi, non gli assistenti medici, e l'altro medico che invece diceva no, al medico compete anche la care. Quindi questo dibattito era un dibattito non invisibile, ma molto visibile. Da dove è iniziata, per me che mi occupo di filosofia, l'attenzione alla cura, ancora prima di insegnare lì alla Facoltà di Medicina di Verona, durante un convegno che c'era stato in Canada, dove io avevo parlato della riflessione, cioè della pratica riflessiva come strumento della formazione anche delle classi dirigenti, un'infermiera si è avvicinata e mi ha dato la fotocopia di un testo che riportava questo racconto. Lo dico in breve, perché questo, come dire, è generativo, dimostra quanto possa essere generativo di un modo diverso di pensare. Siamo in un ospedale americano di New York, siamo in un reparto pediatrico. C'è una bambina ammalata, ormai in stadio terminale, e i medici, dopo un briefing, chiedono alla caposala di contattare i genitori. La caposala dice che in realtà viene qualcuno ogni tanto, ma non hanno conoscenza dei familiari di questa bambina. Il medico insiste e quindi si danno da fare, cercano di recuperare la madre. La madre dice che non può venire. E a quel punto l'infermiera deve dire chiaramente: guardi che la sua bambina è agli ultimi momenti della sua vita. Allora, durante la giornata non arriva, arriva molto tardi, arriva quando il tempo della visita per i parenti sta per terminare, quindi l'infermiera un po' incavolata gli dice: no, guardi, adesso è troppo tardi, dovrebbe venire prima. E questa mamma gli spiega che è separata, altri due bambini piccoli, lavora a tempo determinato,
non ha sussidi di nessun tipo, sappiamo, ecco, come dire, il contesto del senza welfare della società nordamericana, e lei dice che durante il giorno, quando va al lavoro, lascia i suoi bambini alla vicina, ma che non può farlo alla sera, quando la vicina ha tutta la sua famiglia e non riesce a seguire anche i bambini. Allora l'infermiera la fa entrare e le dice rimanga poco. La mamma entra, va al letto della sua bambina e vede, insomma, che è in una situazione ormai critica. Quando l'infermiera passa per dirle di andare via, lei chiede di poter rimanere ancora un po', che non disturberà. L'infermiera a quel punto, e questo è importante, ha reso conto riflessivo, l'infermiera dice sul momento dissi di no. Poi però gli occhi di quella madre mi interpellarono. Non potevo lasciare un no così deciso. E quindi le lasciai un po' di tempo. Quando tornai per dirle che doveva andare, la madre insisteva per rimanere lì. Gli occhi erano ancora più intrisi di sofferenza e a quel punto l'infermiera decide di lasciarla fino a tardi. Però le dice, quando io smonto, uso una parola nostra, lei deve uscire con me perché altrimenti sono guai. Questa prassi continua per qualche giorno. E viene riportato un briefing del team medico, da dove risulta che questa bambina, che ormai non rispondeva più a nulla, aveva un atteggiamento differente. Quando i medici o le infermiere entravano nella stanza, era, tra virgolette, viva, nel senso che lo sguardo si muoveva, cercava qualcuno. Il medico chiede conto di questa cosa, se hanno avuto dei dati che potevano spiegare questo cambiamento, e l'infermiera scrive nel suo diario, un diario che le avevano chiesto di tenere in questo periodo di formazione, che non ha il coraggio di dirlo perché ovviamente avrebbe rischiato il licenziamento, perché rompere una regola in un ospedale là significava rischiare il licenziamento. Lei entra in uno stato di dilemma etico. Devo continuare a fare questa cosa e la faccio solo per questa madre, e se me lo chiedessero anche gli altri, cosa succede? È giusto che io continui in questa disobbedienza alle regole? E lei decide sì. Decide di farlo perché quando lei entra nella stanza e lo spiega, la bambina si attiva con lo sguardo in modo particolare, dice il suo sguardo è come se mi chiedesse la mia mamma viene anche stasera. E quindi lei non se la sente di dir di no. E questo succederà per molti giorni. E lei dice quando si fermava lì, ad un certo punto, quando le luci si spegnevano, perché ormai insomma era il tempo della notte, la mamma aveva preso l'abitudine di stendersi vicino alla bambina e di dormire abbracciata a lei. E l'infermiera portava una coperta, perché altrimenti il freddo, come sappiamo, dalla notte agli ospedali era troppo potente, quindi le porta questa coperta a questa signora che le dice si vedeva che viveva in condizioni economiche molto disagiate. Una mattina lei va per svegliarla perché l'abitudine era la sveglio presto, e c'era un contratto anche con un contratto decisionale con un'altra infermiera, di svegliarla presto prima che arrivassero tutti gli altri perché se ne potesse andare. Lei va a svegliarla. In realtà quando va per svegliarla la bambina è deceduta, ma la mamma sta dormendo con lei. Sveglia la mamma se ne accorge e la fa notare questa cosa, la mamma piange, però abbraccia l'infermiera e le dice è stato il regalo più grande che lei mi abbia potuto dare, se come mamma non sono potuta starle vicino perché non avevo le possibilità di farlo, lei mi ha consentito di far sì che la mia bambina morisse abbracciata a me. Quindi viene riportato questo racconto per intero, che io però ho smembrato un po'. Allora, questo racconto può essere letto in tanti modi. Certamente è un esempio di come, anche dentro una struttura molto rigida, si può trovare il tempo della cura, il tempo della compassione, quello che chiamano il tempo della compassione. È un termine che io non amo molto, però nella formazione medica americana in molte strutture adesso, come ad esempio a Stanford o a Berkeley, si parla proprio di compassionate care, e quindi uso per questo termine. Questo racconto mostra come sia possibile dentro anche le organizzazioni più rigide trovare gli spazi per quella che è la cura dell'anima. A proposito di dualismi, e mi spiace di non aver ascoltato per intero la relazione precedente, perché il dualismo è la tendenza a separare le cose, è uno degli errori profondi della nostra cultura,
ha separato sempre il corpo dall'anima. È stato teorizzato agli inizi dell'età moderna con il pensiero cartesiano ed ha costituito un punto di riferimento fondamentale per la crescita della scienza, fin tanto che il nostro modo di pensare non ha separato l'anima, quindi la parte spirituale, dalla dimensione biologica, non sarebbe stato neppure legittimo sperimentare. La sperimentazione è possibile quando tu pensi che lì non ci sia qualche cosa di estremamente vivo, altrimenti cominciano le cautele. Quindi molti dicono solo nel momento in cui tu fai questa operazione certe azioni sono state possibili. Perché è dentro di noi questo modo di pensare? Lo è evidente se andiamo ad intervistare le persone, come è capitato a me casualmente, tanto tempo fa ero in una scuola dell'infanzia, stavamo aspettando di uscire per andare a fare un'esperienza nel bosco, pioveva, i bambini erano tutti lì in attesa, non appena comparso il sole, in fretta abbiamo messo i giubbini ai bambini e poi questi si sono lanciati fuori sul selciato per poi andare nel bosco. E intanto che gli altri bambini si stavano preparando, il primo che era uscito, Tommaso, continuava a schiacciare tutte le chiocciole, che sapete quando finisce la pioggia cominciano a girare, lui le schiacciava, no? Qui si sentiva ciac ciac. Io mi sono avvicinata, era un'esperienza di educazione ecologica, quindi che i bambini mi schiacciassero le chiocciole era un po' strano, era un segno del nostro fallimento sostanzialmente. E quindi mi avvicino e dico: Tommaso, ma perché schiacci le chiocciole? E lui tranquillamente, 4 anni, mi dice: perché fanno cic-ciac. Ed è bello sentirle. Io ho detto: sì, ma non pensi che fai male, fai soffrire queste le chiocciole? Lui mi guarda e mi dice: no, perché non soffrono? E lui, serio, mi dice: no, soffre il cane e il gatto, che sono grandi, ma mica gli animali piccoli. Cosa c'è dietro questa affermazione che sembra così banale? Tutto quello che è vicino alla vita degli esseri umani può sentire. Tutto quello che si allontana dalla dimensione dell'umano non sente, non ha la sensibilità, e quindi su quello si può agire. Questi sono i presupposti epistemologici e gnoseologici che noi assimiliamo nel nostro scambio normale col mondo e che entrano dentro di noi. La cultura occidentale è fondata sul dualismo cartesiano, c'è la ghiandola pineale nella quale arriva l'anima, arriva la mente, ma prima non c'è, il corpo può funzionare come una macchina, tutta la natura è un grande meccanismo complesso che può essere letto, dirà poi Galilei, in termini matematici e non in base alle qualità, perché le qualità, diceva Galileo, non consentono di costruire scienza, ma non è sempre stato così. Nel costruire la cultura della modernità da cui noi veniamo abbiamo dimenticato l'antichità. Ed è importante tornare alla cultura antica. Anche la cultura della cura, che nasce negli Stati Uniti negli anni '80, cioè la teorizzazione sulla cura, nasce con un libro di una psicologa, Carol Gilligan, che ipotizza che ci sia un pensiero etico della giustizia e un pensiero etico della cura, siamo nel 1981, a partire da questo studio importantissimo cominciano le teorizzazioni sulla cura, e dalla fine degli anni 90 nelle università americane ci sono proprio le cattedre di care, nei dipartimenti di filosofia. Ma tutti questi discorsi al massimo arrivano a Heidegger, nel riprendere il concetto sulla cura, perché in Essere e Tempo Heidegger cosa dice? La cura è il fenomeno fondamentale dell'essere, senza cura non c'è esistenza. Se non ci fosse la cura non ci sarebbe un ambiente propriamente umano, perché è la cura che fa del nostro essere al mondo un esserci capace di profonda umanità. È quello che lui dice nei passaggi di Essere e Tempo. Quindi chi ragiona sulla cura in filosofia arriva ad Heidegger, il suo libro del 1927. Però nessuno pensa di andare oltre. Però c'era una spia nel suo libro sul concetto fondamentale del tempo che mi ha fatto pensare che invece bisognava andare molto lontano nel tempo per capire che cosa è la cura in realtà. Perché lui cita una parola greca per dire cura. Lui usa le parole tedesche, quindi sorge, fursorge e besorge, però cita questo termine che è merimna. Merimna è una delle parole che in greco indicano cura. Ce ne sono tre fondamentalmente: merimna, terapeia e epimeleia.
Tra l'altro, apro una parentesi, quando si parla di terapeia, quindi era il termine usato da Ippocrate, c'erano due termini che usavano in medicina, terapeia e iatriche, vedi, no, fisiatria, psichiatria. Iatriche e la cure, cioè la cura del corpo, la cura con i farmaci, la cura con le erbe. Ma la terapeia, la terapia, è qualcosa d'altro nella Grecia antica. È la cura di cui parla Platone, che si fa con le erbe, ovviamente, e con le parole, con i logos. Quindi quando si parla di terapia nell'antichità, quindi della cura applicata all'ambito sanitario, si fa questa distinzione. Ci può essere solo cura organica, e allora iatriche, ma se tu vuoi fare la cura della persona nella sua interezza, usi le erbe e i logoi, perché l'essenza dell'essere umano è l'anima. E se tu non curi l'anima, non ti prendi cura della sua parte spirituale, tralasci quello che è più proprio dell'essere umano. Però Heidegger non cita questi due termini, cita solo merimna. Quindi io la vado a vedere, la cerco, comincio a ragionare su questi termini e poi mi viene in mente questa cosa, che nel Vangelo di Matteo c'è un'espressione me merimnete. E Gesù la usa nella parabola degli uccelli, quando dice fate come gli uccelli, non preoccupatevi troppo di procurare le cose per la vita, perché altrimenti l'anima si ammala. Quindi vivete alla giornata, ma nel senso di non accumulare troppo e di stare più a coltivare anche altre dimensioni dell'essere. E nel Vangelo il termine che si usa è me merimnete, non preoccupatevi troppo. Quindi la cura, perché merimna vuol dire procurare cose, la cura che procura, quando nel Vangelo si dice me merimnete, non esagerate nel procurare le cose. Quindi trovate la giusta misura delle cose che sono necessarie alla vita. E questa è la prima fondamentale regola, che era anche quella dei greci. La prima regola in ogni azione umana è il metrion, trovare la giusta cura. Trovare la giusta cura, che vuol dire, per chi è curante, che c'è uno spazio per la cura dell'altro e c'è anche uno spazio per la cura per sé. Che non c'è mai un agire che è tutto su un polo o tutto sull'altro polo, perché quando ci si sposta verso un polo e quindi c'è uno squilibrio, non si realizza mai qualcosa di buono. Il problema fondamentale è il principio della giusta misura, di cui parla anche Heidegger, non usando il termine greco, ma dicendo che siccome la cura è responsabilità che io mi prendo verso l'altro, se io mi assumo un eccesso di responsabilità, sottraggo all'altro la sua propria essenza ontologica. Quindi devo fare attenzione a trovare la giusta misura in cui io penso per l'altro e il momento in cui lascio all'altro pensare da sé. C'è un'altra parola greca sulla quale da tempo rifletto, perché secondo me ogni traduzione è soggetta al suo tempo, e bisognerebbe riprendere tutti i dialoghi di Platone e tradurli adesso. C'è una domanda che lui pone ad Alcibiade, in questo dialogo l'Alcibiade primo. Alcibiade è questo giovanetto della Atene ricca, che aspira a diventare governante di Atene. E Socrate lo ferma ad un certo punto, un giorno, e gli dice: Alcibiade, fermati un po' qua, perché adesso è venuto il tempo che tu ti prenda cura di te. Se aspetti un po' è troppo tardi. E lì Alcibiade gli chiede: ma scusa, non me lo potevi dire prima? E allora Socrate dice: no, se te l'avessi detto prima non eri nelle condizioni di ascoltarmi, se aspetto ancora un po' è troppo tardi. Questo è il momento giusto, il kairos, quindi la giusta misura e il giusto momento. E però pongono un problema fortissimo dentro questo dialogo, perché Socrate pone la questione: qual è la orzos epimeleia? Orzos viene tradotto con giusta cura, giusta, epimeleia è cura, orzos giusta, ma orzos dovrebbe essere tradotto con la cura perfetta, perché ortogonale è quella linea che cade sul piano e forma angoli retti, che sono gli angoli della perfezione. Quando c'è un angolo retto, c'è una linea perpendicolare all'altra,
dove la persona che si trova, immaginiamo che sia una persona, si trova in questa posizione e quindi non sta cadendo da nessuna parte, si trova proprio nel punto perfetto. Quindi la giusta cura è la cura perfetta che trova il giusto equilibrio rispetto ad ogni azione che si deve compiere. E qui però facciamo una variazione, perché? Perché la cura non ci chiede di stare come tutti segmenti retti uno vicino all'altro, perché altrimenti non ci incontriamo mai. Se fossimo tutte rette parallele, tutte rette che cadono perfettamente sul piano, non potremmo incontrare l'altro quando l'altro ha bisogno. Allora cosa chiede la cura? Che noi ci incliniamo verso l'altro, l'inclinatio dei latini. Ci dobbiamo piegare verso l'altro, ma dobbiamo stare attenti a quando ci pieghiamo verso l'altro, perché se ci pieghiamo troppo poco, non lo incontriamo, non siamo in grado di cogliere il suo vissuto. E se superiamo quelli che io chiamo i 45 gradi, io cado sull'altro. Cado sull'altro nel senso che occupo lo spazio dell'altro, esco dal giusto equilibrio. Questo succede non solo quando le persone, la persona che è curata, il malato, si trova nelle condizioni in cui non può decidere da sé, ma accade molto spesso, perché molto spesso per la fretta o per modi di pensare nostri tendiamo o all'indifferenza incurante, perché pensiamo che non sia nostro compito occuparci di certi aspetti della vita del paziente, oppure entriamo in una dimensione troppo acquisitiva e imperativa rispetto alla sua posizione, dimenticando quello che lui può pensare e quello che lui può decidere. Un altro racconto breve per rendere conto di questo, di quello che succede quando tu ti trovi in una situazione e non sai se in quel momento devi assumere su di te la decisione o devi lasciare la decisione al paziente. Perché assumere su di te la decisione potrebbe essere il momento, la sicurezza clinica più forte, ma tu pensi a volte che assumendo la decisione su di te tu non sei in grado di ascoltare il paziente. E questo è il caso che mi è stato raccontato, abbiamo lavorato sui dilemmi etici nel Piemonte orientale e nelle ASL. Il racconto di un'infermiera domiciliare, oncologia. Ha in carico un paziente di poco più di 40 anni, padre di due ragazzini, sta molto male, lei ogni giorno, quando è il suo turno, va per procurare le terapie necessarie, arriva una mattina e il paziente le chiede di non avere quella dose così forte di farmaci che gli impedisce di essere autonomo. E lei dice che non può non dargliela, perché i dolori sarebbero stati troppo forti. E lui invece insiste. Allora lei continua a dire: non posso prendere questa decisione assolutamente. La moglie sostiene l'infermiera e si arrabbia a quel punto per l'insistenza del marito, perché dice: non puoi rischiare, qual è la ragione di questo? La moglie esce un attimo e quindi l'infermiera chiede: ma per quale ragione dovremmo sospendere la terapia oggi? E lui dice: perché io vorrei essere in grado di prendere l'auto, andare al supermercato, prendere l'asse per fare i biscotti e la farina e fare i biscotti, perché quando i bambini erano piccoli era la cosa che io facevo quando la mamma era al lavoro e loro erano particolarmente contenti. Per favore dammi la possibilità di fare questa cosa. E lei non se la sente, e nella ricostruzione che lei fa del processo decisionale nella sua mente dice: io in quel momento avevo la responsabilità e quindi non sapevo qual era la cosa giusta da fare. Dovevo ascoltare e metterlo a rischio, dovevo non ascoltarlo però andando a casa sapendo di non averlo ascoltato, qual era la cosa giusta? Lei ci pensa un po' e poi decide di assecondarlo. Poi quando torna nella ASL comincia ad avere dei dubbi, dei dilemmi forti, perché sente la responsabilità della decisione che ha preso e dice: sentivo quasi il dolore in cui io l'avevo lasciato. D'altra parte l'altra voce della coscienza mi diceva: lui ha la capacità come adulto di decidere qualcosa per sé, è giusto che io gli sottragga lui la capacità? Quindi va a casa ma la notte non dorme.
la notte non dorme. E lei dice al mattino non era il suo turno per andare da questo paziente, perché sarebbe dovuta andare nel turno del pomeriggio, però il mattino presto, prima di fare un giro di controllo su altre situazioni, va a casa del paziente, apre la porta la moglie e gli dice non c'è più, però ti ha lasciato una cosa e è sul tavolo. Lei va sul tavolo, va in cucina e sul tavolo c'è una scodella con dentro dei biscotti. Era il segno di questo che questo paziente dava a questa infermiera un riconoscimento dell'ascolto che lei ha avuto nei suoi confronti. Allora, questo è stato un atto di grande cura e di grande compassione, però dimostra come la presa di decisione che tu in quanto curante devi assumerti in certi momenti non sia semplice. Non sia semplice perché tu non sai mai qual è il limite giusto, quell'orzos in cui ti devi situare perché accada la cura perfetta, la cura giusta. E perché è così difficile decidere qual è la cura perfetta? Perché la cura ha come riferimento, e su questo ci sto pensando da un po' di tempo e non avevo ancora scritto, quindi lo dico, ragiono con voi qua per la prima volta, anche se sono cose che ho scritto in questi ultimi mesi, ma non pubblicate, ha come riferimento fondamentalmente il concetto di bene. La filosofia, se noi andiamo a considerare i testi di filosofia morale più recenti, non parlano mai del concetto di bene. Il concetto di bene è fuori. Non si ragiona su questo concetto perché è un concetto che non può essere trattato in termini scientifici. E quindi, siccome non puoi fare argomentazioni precise e corrette sul concetto di bene, lo tagli fuori, non ne parli. Ma quando Platone fa parlare Socrate sul concetto della cura, Socrate nel Gorgia, in questo testo dove si parla di sofistica, ma in realtà Socrate parla sempre di cura, Socrate dice che l'essenza della cura, lo ripete 3 volte in pochi passaggi, l'essenza della cura è procurare il meglio all'altro, è di essere, così dice la traduzione, di beneficio all'altro. Solo che quell'essere di beneficio, c'è la parola bene, è la cosa massimamente difficile per eccellenza, perché decidere che cosa è bene non è così facile. Perché il bene comporta una riflessione sulla vita spirituale. Io so quando devo portare un medicamento fisico o meno, in genere lo sappiamo, ci sono tutte le evidenze biologiche, no? Farmacologiche, ma che cosa fare per la cura dell'anima, perché l'altro stia bene, non è cosa semplice, perché i confini dell'anima, diceva Eraclito, tu non li puoi conoscere mai. E quando usava questa espressione voleva dire tu non puoi mai comprendere nella profondità il vissuto dell'altro, né hai gli strumenti a partire dal concetto di bene che te la possono illuminare. Ma perché Socrate fa questa affermazione non conosciamo che cos'è il bene? Perché lui dice il bene è la massima scienza e solo Dio conosce il bene perfetto. A noi esseri mortali, fragili e vulnerabili è data la possibilità solo di arrivare, usa questa espressione, nei vestiboli del bene. Non ci arriviamo mai, non lo cogliamo nella perfezione. Se lo cogliessimo nella perfezione non ci sarebbero più problemi, perché il bene, lui dice, è come il sole. Quando c'è il sole, tutta la realtà è illuminata e noi non abbiamo bisogno di andare a tentoni. Quindi se avessimo l'idea del bene e la potessimo comprendere dalla ragione umana nella sua perfezione, non avremmo problemi. Invece non ci è data conoscerla. E Iris Mardo, questa filosofa inglese, che è la sola che io ho trovato ragioni sul bene, oltre che la Wolf, ma in un modo non così profondo, riprendendo un passaggio di un antico poeta greco senza citare, questa è la cosa che non mi piace dei colleghi quando usano i testi e non citano, dice che a conoscere per intero il concetto di bene sono solo gli angeli.
Ma se noi incontrassimo un angelo lungo la strada e l'angelo ci parlasse del bene, noi non avremmo gli strumenti per capirlo fino in fondo. Perché arriviamo nei vestiboli del bene. E come si fa ad arrivare nei vestiboli del bene? Affrontando delle domande che siano adeguate alla mente umana, che però bisogna affrontare, e questo è il senso della formazione spirituale. Prima però di entrare in questo passaggio, torno indietro un attimo. Là dove Socrate dice la cura è cura dell'anima e cura del corpo. Non c'è cura se non c'è l'interezza dei due aspetti. Per aver cura dell'anima occorre usare il logos, occorre usare i ragionamenti. Quando però noi traduciamo la parola logos, in genere traduciamo, in tutte le traduzioni che ci sono di Platone, c'è la parola ragionamento, logos uguale ragionamento. In realtà è la parola dianoia che andrebbe tradotta con ragionamento. Il logos è un'altra cosa. Il logos è il logos dell'universo, cioè è il pensiero che informa la realtà. Quindi ragionare secondo i termini del bene e ragionare secondo il logos sarebbe avere il linguaggio dell'universo, che per noi è il linguaggio del divino. Quindi, se tu vuoi avere una formazione capace di aver cura, dovresti uscire dai limiti della dianoia, che è il pensiero che ci fa apprendere la scienza, e quindi quella è la parte fondamentale, ma non è sufficiente. Devi uscire da questa formazione e coltivare un altro tipo di pensiero. E c'è una parola tradotta anche questa non bene, che è eunoia, perché Socrate dice che per governare una città, e la politica per lui è cura della città, devi avere tre cose, questo vale anche per la medicina. Episteme, che è la scienza, parresia, che è la capacità di dire la verità e stare nella verità, non fingere, e eunoia, che vuol dire pensare secondo il bene, cioè avere un pensiero che cerca sempre il bene e non altro se non quello. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma quando noi siamo sul lavoro pensiamo secondo il bene. Non sempre, perché quando ci atteniamo solo ai protocolli, alle linee guida, e queste non risolvono tutta la problematicità del reale, ma noi per comodità stiamo nelle regole, non stiamo nell'orizzonte del bene. E Plotino usa un'espressione, quest'altro filosofo che segue poi tutto il pensiero di Platone, lui parla di sustoichia agazzù, cioè stare nella linea del bene. Il logos, c'è questo pensiero che sta nella linea del bene. E Iris Murdoch ci dice, tutta la filosofia della contemporaneità non l'ha coltivato, perché la filosofia voleva diventare una scienza. E quindi ha ridotto tutto in termini scientifici, ma l'anima non è traducibile nell'algoritmo della scienza, è qualcosa d'altro, che richiede un altro linguaggio, che richiede una vicinanza all'altro fatta di modi di essere che non sono solo quelli scientifici, che non vuol dire, e qui bisogna essere chiari, che la scienza non serva, anzi non c'è attività umana se non c'è episteme, qualsiasi, che io faccia educazione, che io faccia politica, che io faccia l'avvocato, qualsiasi attività di cura, la scienza è necessaria. Poi però non posso fermarmi lì e non posso usare lo stesso tipo di pensiero della scienza, perché il tipo di pensiero della scienza è una cosa differente. Nasce secondo presupposti epistemologici che escludono l'inconoscibile. Sa la scienza che c'è qualcosa di inconoscibile, ma deve metterlo da parte, altrimenti non riesce a procedere. È per questo che da tutta la filosofia e da tutta la formazione che è tipica dell'Occidente è stata esclusa la parola del mistero e la parola del sacro. Lo dice benissimo Maria Zambrano, questa grande filosofa spagnola, che dice occorre un pensiero diverso per coltivare l'anima. Tutta la vita dovrebbe essere alla ricerca del sapere dell'anima e non c'è vera presenza al mondo se non c'è coltivazione del sapere dell'anima, ma bisogna coltivare un pensare che è diverso.
è un pensare che si sa tenere nei pressi del mistero e nei pressi del sacro. Non lo mette da parte, sa che c'è, sa che la persona che io ho davanti è qualcosa di insondabile, completamente insondabile, perché è lo sguardo divino che riesce a entrare dentro quell'anima i cui confini non sono mai raggiungibili. A noi è dato di stare solo nei vestiboli. E come si fa, torno al discorso di prima, a stare nei vestiboli del bene? Socrate dà un'indicazione che è scomodissima per i contesti di formazione, perché lui dice ci sono delle domande da frequentare che devono diventare quasi, uso io questa espressione, un'ossessione per la mente. Prima di dire però, volevo fare un riferimento alla visione dell'anima. Per Platone l'organo che cerca il sapere non è l'intelletto, l'organo che cerca il sapere è l'anima. Noi non sentiamo mai parlare di anima nei contesti, come dire, laici, no? Ma per Platone è la psiches, l'anima. E dice che quando l'anima cerca il bene grande, deve fare un lavoro particolare, deve allontanarsi dal corpo, e qui c'è tutta la svalutazione della corporeità di Platone che noi non possiamo tenere in considerazione, dice deve abbandonare il corpo perché il corpo è il carcere, è la tomba, anche il carcere dell'anima, e deve volare in alto, mettere le ali, e allora se metterà le ali potrà salire in un cielo dove non ci sono le nuvole, che è il cielo del divino. E là, portata in giro, intorno alle cose degne di essere amate, questa è l'espressione che usa Platone, le cose degne di essere amate, potrà conoscere il sapere vero. E pochi stanno a pensare a questa immagine, a questa scena che costruisce Platone. L'anima che va vicino alla verità non è un'anima che lavora, che fa esperimenti, è un'anima che viene portata in cerchio intorno alle cose, il pensiero contemplativo, è il pensiero della mistica. Solo in quella posizione in cui si lascia portare da un pensiero che altro, avrà visione delle cose degne di essere amate. E quali sono le cose degne di essere amate per Platone? Sono le virtù. Sono le virtù, cioè i modi di essere che consentono di stare vicino al bene. Allora ti accorgi che se segui questo modo del pensare, la formazione del curante non può essere solo una formazione di acquisizione di saperi. Io acquisisco la scienza, acquisisco le abilità cliniche, se sono un docente, come il mio lavoro all'università, devo acquisire delle tecniche didattiche per gestire bene il mio contesto d'aula, per fare il ricercatore devo avere degli strumenti di epistemologia che mi rendono rigoroso, ma Platone dice non, questo non è sufficiente, perché colma solo una parte del tuo essere. Se tu vuoi stare con cura nel mondo, dice nel Protagora, devi avere cura, e proprio questa espressione non è mai tradotta così, avere cura con la massima cura delle virtù. Uno potrebbe dire, sì, ma questa cosa sta per aria. Perché per me diventa importante? Perché ho ricavato la verità di questa idea della formazione dell'uomo, della donna, a partire da delle ricerche sul territorio, delle ricerche empiriche che ho fatto, sia lavorando insieme alle infermiere per tanto tempo, abbiamo raccolto più di 400 racconti da infermiere indicate come esempi di buona cura, abbiamo raccolto resoconti di insegnanti, resoconti di famiglie che si occupano di affido e che quindi sono molto impegnati nella cura degli altri, e anche da persone comuni che fanno lavoro di cura. E tu ti accorgi che il loro modo di essere in relazione all'altro è leggibile solo in termini di quelle parole che sono definite virtù nel lessico dell'etica occidentale. Perché chi agisce secondo cura ha un modo di essere con l'altro che è sempre etico.
Solo che noi quando parliamo di etica e quindi quando facciamo la formazione etica, in generale non parliamo mai di virtù, perché ci piace essere scientifici. E allora l'unica etica che dà una parvenza di scientificità è l'etica normativa di tipo kantiano, i principi categorici di Kant. E Kant dice che tu sei etico quando riesci a ragionare a priori, quando la tua ragione è vuota, vuota di realtà, e ragioni solo per principi universali. L'esatto contrario del pensiero della cura, perché la cura, quando agisce, guarda negli occhi l'altro. Dice Levinas, ti devi lasciare interpellare dallo sguardo dell'altro. L'altro deve diventare qualcosa per la quale tu senti, lui dice, ma questo è uscire dalla giusta misura in cui non sono d'accordo con Levinas, però ho l'obbligo di dire le sue parole, devi assumere l'altro talmente importante che la responsabilità per lui diventi una responsabilità infinita. L'altro è l'altro che ti guarda. Lui parla di orfano, di vedova, sono situazioni molto, come dire, critiche. Per noi l'altro è l'altro comune, L'altro che ci chiede qualche cosa e che è in una situazione non favorevole come la nostra. E quando tu ti prendi in carico l'essere dell'altro, il tuo modo di essere etico non è, dicono i teorici della cura, l'etica kantiana, perché l'etica kantiana ti impone di ragionare in generale. L'etica della cura guarda la persona lì com'è, che non vuol dire non avere dei pensieri di valore generale, ma vuol dire avere la capacità di stare lì e piegare il mio modo di essere in un modo virtuoso. La virtù più importante che abbiamo trovato nelle indagini che abbiamo seguito è l'attenzione. L'attenzione è una virtù morale, La capacità di attenzione, che vuol dire guardo l'altro, ma lo guardo con uno sguardo sufficientemente vuoto da categorie predate, in modo da poter cogliere la sua individualità essenziale. Devo sapere lui com'è. E per questo ci vuole una grande attenzione. Fermarmi e ascoltare. E in un'indagine fatta da questa infermiera, la Benner, questa infermiera nordamericana, lei dice, quando i pazienti ci indicano il medico che sa curare o l'infermiera che sa curare, usano questa espressione, been there, c'è e mi guarda e sta attento a me. C'è questa attenzione di fondo. E l'altra, che chiamavo prima generosità, ma adesso ultimamente la nomino in un modo diverso, è la gratuità. Cioè chi è capace di cura è capace di dare qualche cosa senza chiedere qualcosa in cambio. Le nostre prestazioni professionali sono tutte retribuite, ma la cura, non come cure, ma come care, è qualche cosa che spesso ci chiede delle cose che stanno fuori dall'ordine del mercato. Ci chiedono qualcosa d'altro che dare un tempo, dare uno sguardo, dare una parola. È la gratuità del gesto, che è fondamentale perché ci sia comunità. Dove c'è solo un dare che si aspetta una ricompensa, siamo nella logica del mercato. E quindi siamo fuori dalla logica della cura, la cura dell'anima, intendo. Perché la cura dell'anima è qualcosa che tu fai perché senti che l'altro ha bisogno del miglior bene possibile per avere una vita degna di essere vissuta. E quindi riesci a fare quello che è imprevisto e non è dato nell'ordine esistente delle cose. E qualcuno potrebbe dire, ma questo mette disordine. Non necessariamente, non mette disordine nelle istituzioni, perché sono gesti, quelli della gratuità, che non richiedono cose grandi, ma che richiedono anche un tempo minimo, a volte un tempo abbastanza lungo, a volte un tempo minimo, oppure un gesto che dà di me all'altro qualche cosa che vorrei tenere solo mio, ma che in quel momento sento che di quella cosa lì l'altro ha perfettamente bisogno. E qui c'è un racconto che per me è stato esemplare, che mi ha richiesto molto per leggerlo,
avevo fatto un'indagine nel 2004, commissionata dal Comune di Reggio Emilia, per capire come si comportano quelle persone che fanno azioni, allora non si usava il termine cura, ma che fanno azioni importanti di responsabilità per l'altro, che però non riusciamo a capire come ragionano. In questa città c'è una, non so se ci sia ancora, ma c'era una rete importante, informale, quindi non strutturata, di famiglie che si rendevano disponibili ad aiutare l'altro quando c'era bisogno, in qualsiasi situazione. La prima intervista che io ho fatto era una mamma, il suo nome mi ricordo Daniela, mi ha ospitato a casa sua, l'intervista l'ho fatta prima del pranzo, quindi al momento del pranzo mi chiede di poter rimanere a pranzo con lei e io accetto. Era una mamma, la sua famiglia aveva dei 3 o 4 bambini, non ricordo, più 3 in affido. Lei era quella che in quel momento teneva le fila di questa comunità di famiglie accoglienti, le chiamiamo così. E mentre la pasta stava cuocendo arriva una telefonata, era la polizia stradale. Avevano trovato lungo la strada un bambino abbandonato, piccolo, non ricordo se era di 2, non aveva i 3 anni ancora, perché non era comunque un bambino da nido, questo lo ricordo. E la polizia ha detto, prima di portarlo dal giudice, facciamo la comunicazione, però se voi lo ospitate gli diamo una famiglia intanto. Lei dice, sì sì, il tempo che trovi qualcuno intanto portatelo qui. Io ascolto, lei comincia a fare un giro di telefonate e alla fine trova la soluzione. È una soluzione, come dire, provvisoria, perché poi bisognava strutturarsi meglio. C'è una famiglia che lavora il mattino, che lo tiene il pomeriggio, poi una famiglia di insegnanti che lo tiene al pomeriggio quando torna da scuola, quindi si scambiano. E attraverso lei entro in contatto di tutte queste famiglie. E in un racconto che mi è stato fatto prima di cominciare la ricerca per riuscire a capire com'è un pensiero fuori dall'ordine, mi viene fatto un racconto che sembrava non entrare dentro questa ricerca, però è servito a me dopo, molto dopo. Me lo ha scritto un insegnante di scuola secondaria di primo grado, un insegnante di lettere, che dice, comincia così il racconto: è una sera, mio marito comincia a star male, la tosse era diventata potentissima, non riusciva a fermarsi, chiamiamo il pronto soccorso, portiamo mio marito all'ospedale, la mia bambina, non so chi darla, la porto con me e gli viene diagnosticato un problema ai polmoni, diventerà poi un tumore ai polmoni. Dice, io torno a casa, preparo la bambina, la faccio dormire un po', poi la porto a scuola. La lascio a scuola anche se era tardi, senza accompagnarla in classe. La maestra le chiede, ma come mai sei arrivata così tardi? E la bambina, che aveva non ancora 9 anni, dice, perché questa notte hanno scoperto che mio papà è tossicodipendente. E quindi no, c'è un momento così di disagio a scuola. E poi comincia il calvario di questa famiglia. Comincia il calvario, che non sto a raccontare, molto analitico, da un ospedale all'altro, perché si aspetta il trapianto. È estate, molto caldo, lo chiamano da un ospedale grande di Milano, arriva, si perdono in questi corridoi così grandi, lei dice non erano gli ospedali di provincia che fino allora avevamo frequentato, finché un'infermiera si fa carico di noi e ci porta dal medico. C'è tutta la visita, dice che lo prenderanno in carico, che però può andare a casa, appena possibile verrà richiamato. E lui dice, io vorrei portare la mia bambina al mare. Posso andare? E il medico dice sì, però io vorrei portarla in Grecia, perché ha fatto la terza elementare e lei ha la passione per i greci. E sua moglie non vuole, perché dice, là se siamo lontani e tu hai bisogno come facciamo? E il medico dice no, può andare, non c'è nessun problema, c'è una discussione un po' vivace e a quel punto il medico prende un post-it, gli scrive il numero del cellulare. E gli dice, questo è il mio cellulare privato, non quello dell'ospedale, e lo tengo sempre acceso perché mia moglie vuole controllarmi ogni minuto, quindi se tu mi chiami io ci sarò sempre. E allora prende il post-it, lo mette in tasca, vanno, e lei racconta che quando stava male, mentre erano lontani in Grecia, ogni tanto tirava fuori il post-it dalla tasca, lo guardava, lei diceva, lo chiamo? No, tanto ce l'ho qua, e lo rimette in tasca. Quindi la cura, quel gesto di cura così grande, che era, ti do qualcosa di mio, che è qualcosa di privato, che
non do tanto volentieri, perché se lo dessi a tutti, povera me, la mia vita sarebbe invasa, però so che è importante per te in questo momento, perché tu riesca a realizzare quel bisogno che per te è importante, per sentirti non solo vivo, ma per sentirti padre, un padre utile. E quindi lui prende questo gesto, prende questo post-it, non lo usa mai, dice la moglie. Lo userà solo all'ultimo momento, quando proprio ne ha bisogno, poi tornano in Italia. Questo cosa vuol dire? Che i gesti di cura, che stanno nell'ordine della gratuità, ricevono in genere qualche cosa di imprevisto, perché il medico non è che glielo dà perché vuole qualcosa, non sta mica dentro nell'ordine della retribuzione, ma ritorna qualcosa che è la gratitudine grande che il paziente dà all'altro. E la gratitudine in greco è charin, che è quella parola che sta in eucaristia, che è il rendere grazie. È l'atteggiamento più importante della vita, la capacità di rendere grazie a qualche seme di bene che ci accade nel tempo della vita. Quindi se noi fossimo in grado, ma difficile, di essere sempre nella linea del bene, cioè alla ricerca di che cosa è massimamente meglio per l'altro, è possibile che accada quell'incontro con l'altro, che è un incontro dell'anima, in cui noi sentiamo pienamente la nostra umanità, perché la nostra umanità accade lì, quando io posso incontrare l'altro e quando la mia umanità è al servizio dell'essere dell'altro. Essere al servizio dell'altro non è una diminuzione del nostro essere, è l'interpretazione profondamente cristiana dell'esserci. E quando io ho detto prima che la parola che si trova nel Vangelo per dire che la cura è procurare è merimnete, il verbo da merimna, ma nel Vangelo si usa anche una parola che usa spesso Socrate, compare, perché io lo sappia proprio lì, non l'ho vista in altre parti, ma mi scuso se mi è sfuggita, ed è nella parabola del buon samaritano. Nella parabola del buon samaritano si dice che, la conosciamo tutti, c'è questa persona che sta male, arriva uno, vide e andò oltre, arriva il secondo, vide e andò oltre, c'è sempre questa ricorrenza, non nelle grandi storie, c'è sempre una simmetria, un ritmo, e poi arriva il terzo e il Vangelo dice, idon, che il vide nel passato remoto, caì e splaghizomai, vide ed ebbe compassione, e splaghizomai. E epimelezzai, ed ebbe cura. Questa è la parola che usa più spesso Socrate. Epimelezzai è proprio l'aver cura dell'anima. È l'aver cura che si usa nell'educazione, quando io devo coltivare l'anima dell'altro. Quindi nel Vangelo, a questo punto, si usa questa parola. Il buon samaritano si prende cura dell'altro, nel senso che ha cura del suo essere nella sua interezza dell'anima. E che cosa fa? Prende, quindi si ferma, interrompe il suo viaggio d'affari, la gratuità, perché nessuno lo ricompensa di questo tempo, lo porta però dall'oste e quindi c'è la giusta misura. Non si ferma a prendersi cura di lui, perché se si fermasse a prendersi cura di lui non potrebbe più svolgere il suo lavoro, quindi non potrebbe più essere di aiuto né se stesso né agli altri. Quindi la cura è anche questo, anche qui c'è la giusta misura, sapere cosa fare in quel momento preciso che tu puoi fare e poi trovare chi è competente o chi può fare quella cosa in quel momento. E rivolto all'oste dice, abbi cura di lui, e usa sempre epimeleia, che vuol dire è una persona, ha l'anima, abbi cura che lui stia bene, non deve solo recuperare nel fisico, deve stare bene anche nell'anima. Tutta la politica della cura, quella che fa fatica a prendere forma, fa fatica a prendere forma perché quando tu la dici nel modo corretto e ne parli, non puoi che parlare dell'anima, perché noi siamo fatti di corpo e di anima. E c'è un'espressione bellissima di Edith Stein, questa suora che muore ad Auschwitz, che mette in discussione tutta l'ontologia precedente.
nell'ontologia precedente c'è il corpo, anche già in Platone, no? L'anima e il corpo è il carcere dell'anima. Poi arriva Cartesio che ti dice c'è il corpo, poi c'è l'anima, la mente che arriva nella ghiandola pineale, però sono due realtà diverse. Lei, che quindi scrive questo libro che è Essere finito, essere eterno, che è un testo di teologia, quindi è già, non è più allieva di Husserl, ma è già suora carmelitana, dice non si può parlare del corpo senza l'anima e non si può parlare dell'anima senza il corpo, perché l'anima per esserci ha bisogno del corpo in cui si incarna e il corpo per essere un corpo vivente, un Leib, deve avere l'anima dentro. Quindi quando tu sei vicino a una persona e tocchi il corpo di questa persona, tu devi sapere che tocchi qualche cosa che non è solo biologico, ma è anche spirituale, perché l'anima è immersa in tutto il corpo. E questa è un'immagine potentissima per tutta la cultura occidentale, per la medicina e anche per l'educazione. Quando mi chiedono di fare qualche cosa in un ambiente che non conosco, io prima chiedevo, adesso non ho più tanto tempo come un tempo, ma una volta dicevo, bene, volete che io venga lì a fare qualche cosa, devo conoscere la realtà. E mi chiesero di lavorare con le educatrici del nido. Io non conoscevo il nido, sono stata insegnante a scuola, ma non il nido. E quindi mi sono presa dei mesi per andare ad imparare che cosa succede. Andavo al mattino e uscivo quando era finita la giornata. E mi era capitato di vedere questa scena. Ad un certo punto arriva un'educatrice ed è il momento del cambio del pannolino. Siamo nella sezione dei lattanti. E questa educatrice prende la prima bambina, che ha lì, perché le cule ovviamente sono tutte in fila, la prende, le parla, quindi non fa fretta, si prende dei tempi lenti, la porta sul fasciatoio, l'appoggia, poi... Io dico la scartoccia, perché secondo me noi bambini sono incartocciati dentro questi pannolini, la scartoccia tutta e continua a parlarle, la pulisce come fanno tutti gli altri, poi però è andata a prendere una boccetta che non avevo visto usare dagli altri, prende una pezzolina di spugna, la imbeve e poi gliela passa sul pancino ed era profumata, immaginiamo della lavanda, adesso era un profumo di fiori. Io stavo in silenzio, avevo il compito di stare sempre in silenzio, l'osservatore sta in silenzio a guardare quello che accade e prende nota. E la bambina, mentre lei fa questo gesto e canta, le sue manine, sapete, in genere sono così, noi bimbi quando sono coricati, comincia ad aprire le mani, si rilassa e si addormenta quasi. Poi la prende, la mette a pancia in giù, fa la stessa cosa sulla schiena. Poi la rigira, continua a cantare sottovoce, la incartoccia di nuovo nel pannolino pulito, poi la prende, la mette sulle spalle e praticamente dorme. La culla un altro po' e poi la mette nel letto. E fa così con tutti i bambini. E io, da brava positivista preoccupata dell'efficienza, comincio a guardare l'orario, perché dico quanto ci impiegherà a finire tutti i bambini. Finisce il suo turno, lo finisce molto tardi, l'altra educatrice è già arrivata, e io le chiedo, ma lei fa questo lavoro tutti i giorni? E lei dice sì, ma questo richiede molto tempo. Lei mi guarda e dice, come se fosse normale, per fare una cosa bene devo fare così. Ma lei toglie del tempo a sé, domanda che si fa sempre, no? Per capire il modo di ragionare per l'altro, devi sollevare dei problemi all'altro. E lei mi dice... Ma questi bambini me le danno le loro madri e io devo fare in modo che il loro tempo qua sia il migliore possibile perché sono lontane dalle madri e devono sentire la meno differenza possibile dall'ambiente in cui sono nelle braccia della madre. A quel punto io torno a dire sì, ma per lei è comunque una sottrazione di tempo. E lei dice, ma io... Quando finisco il mio lavoro devo essere in pace con la mia coscienza. E la mia coscienza mi dice che se quella cosa lì va fatta così, la devo fare così. Poi troverò delle compensazioni in altro modo. Ecco, in genere, quelli capaci di cura sono proprio capaci di trovare questi spazi che sono spazi al di fuori dell'ordine stabilito.
Heidegger usa un'espressione, non sta parlando della cura, la usa in un altro nel testo, che cosa significa pensare. Lui dice: è necessario spesso un pensare fuori dall'ordine. È un'espressione che aveva anche Platone. Il pensare maniacale, usa la parola mania, che da noi ha un significato negativo, ma per lui era il pensare che si avvicina al logos, cioè il pensare divino. C'è in noi un pensare che ci tiene legati alla terra, e c'è un pensare che ci porta al trascendente, cioè che ci porta ad uscire da noi per incontrare l'altro. Ed è questa l'azione della cura. Quando nasciamo al mondo siamo soli, e quando si muore si è soli. Per tutto il tempo della vita, però, ciò di cui abbiamo massimamente bisogno è l'altro. Non c'è umanità possibile se non nell'incontro dell'altro. Quando l'altro viene lasciato da solo e viene lasciato senza compagnia, viene lasciato senza una parola, è già una mancanza di umanità. Perché noi abbiamo sempre bisogno dell'incontro con l'altro, il che non vuol dire che non ci siano dei momenti di solitudine, ma deve essere una solitudine che sta nell'ordine delle cose, non la solitudine in cui tu ti senti abbandonato. Heidegger usa questa espressione per dire il nostro essere al mondo prima di parlare della cura. Dice: gli esseri umani sono nella condizione della gettatezza. All'inizio, i miei primi studi di filosofia, lo prendevo per buono, è vero. Noi quando veniamo al mondo siamo come gettati nel mondo, nel senso che veniamo da un luogo che non conosciamo e ci troviamo in un luogo imprevisto. Poi però ti accorgi che se parli sempre in questi termini dai un peso alla vita che può diventare più pesante della vita stessa. Perché Heidegger dice che il sentimento che accompagna la vita è il sentimento dell'angoscia. Gli americani traducono ansia, noi nella traduzione nostra abbiamo angoscia. È un sentimento molto negativo, molto pesante. E il sentimento è quel sentire disperato che ci fa pensare a Gesù nell'orto degli ulivi, però è un momento, non può essere tutta la vita. E mi è stato di grande aiuto leggere i testi di Maria Zambrano, perché Zambrano dice che il sentimento originario della vita è la fiducia e la speranza. Sono questi sentimenti che ci fanno vivere e sono questi sentimenti che ci mettono nella condizione di rispondere al trascendente, a quella chiamata che noi abbiamo. Solo che questi sentimenti si depositano in noi, non magicamente, ma perché c'è qualcuno che all'inizio della vita ci ha tenuto in braccio, che è l'abbraccio della madre. Quando si viene al mondo, è, come dire, il gesto fondamentale è l'abbraccio. Questo abbraccio, che è un abbraccio fisico, e però diventerà per tutto il tempo della vita l'abbraccio delle parole, che sono anche le parole del curante. Quindi per stare bene bisognerebbe essere tenuti, dice Winnicott, l'essere tenuto in qualche cosa che non ci fa sentire così soli e abbandonati, ma che ci fa sentire che sempre c'è qualcuno, ci può essere qualcuno con noi. È il medico affidabile, dice Winnicott, perché il medico competente è il medico affidabile, colui che non c'è sempre, ma quello che fa, dà il post-it, ci sono quando tu hai bisogno. Questo è l'abbraccio simbolico, cioè ti dà lo strumento per sentire che tu non sei abbandonato nel mondo, ma che ci sei. Perché Winnicott dice che la madre che ha cura, lui la chiama la madre sufficientemente buona, è una traduzione pessima dell'inglese, sarebbe adeguatamente buona, o devota, usa anche il termine devoto, è quella che sa tenere in braccio il bambino bene. La Madonna, Maria, è sempre disegnata, dipinta, che tiene il bambino alla perfezione. È come se i pittori sapessero che quello è il gesto fondamentale della vita. Winnicott dice che quando una madre non sa tenere bene il bambino e il capo penzola, il bambino fa esperienza dell'angoscia e si iscrive dentro di lui un'esperienza dell'abisso che è la matrice dei disturbi psichici. Lo spiega così Winnicott. Quindi dice la prima azione fondamentale è quella di tenere, to hold, tenere l'altro. Tenere l'altro con l'abbraccio e tenere l'altro con le parole. Chi è malato ha bisogno spesso di quella parola che è il logos, il farmaco di cui parlava Platone. Perché l'anima si nutre di quei gesti che sono le parole buone che
ti danno il respiro dell'anima. E avrei finito? No, no. Grazie.